metà degli anni 50 la neonata British Motor Corporation aveva l'esigenza di realizzare una vettura da città piccola ed economica, ma in grado di trasportare almeno 4 persone. Leonard Lord, timoniere della BMC, affidò il compito all'ingegnere d'origine greca Alec Isigonis. Isigonis progettò una vettura di nuova concezione, grazie alla disposizione anteriore trasversale del motore, al cambio montato sotto ad esso e alla trazione anteriore. La vettura, lunga appena 3,03 m, poteva ospitare 4 persone, la carrozzeria era a 2 volumi con 2 porte. Altri elementi di modernità erano forniti dalle sospensioni a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma, dalle ruote piccolissime da 10 pollici e dallo sportello del vano bagagli, ribaltabile verso il basso per trasportare colli ingombranti. La Mini debuttò il 26 agosto del 1959. Si affermò piuttosto lentamente per via dell'originalità estetica e di qualche problema qualitativo iniziale. Pian piano divenne però un successo commerciale, il pubblico ne apprezzò anche altre doti come l'agilità e la tenuta di strada. La vettura però presentava un particolare assetto di guida al quale alcuni utenti dovettero fare l'abitudine. Questo assetto venne definito simpaticamente dal camionista. Si guidava infatti con un volante quasi verticale e se il pilota era piuttosto alto doveva guidare con le gambe divaricate. Era criticabile sicuramente nei lunghi viaggi, ma l'assetto giocava un ruolo importante negli spostamenti in città, permettendo ai piloti più abili un grandissimo controllo dell'auto. Nonostante la Mini fosse destinata a diventare un successo planetario per oltre 4 decenni, la British Motor Corporation iniziò a studiare una sua erede già alla fine degli anni 60. Il primo progetto fu affidato sempre ad Alec Isigonis, che nel 68 sviluppò la 9X, vettura che, pur essendo più piccola della Mini originale, garantiva un maggior spazio interno ed era dotata di portellone posteriore. Ma essa non entrò mai in produzione per una questione di costi. Altri progetti si susseguirono negli anni successivi, come la Minissima del 1973 o l'ipotesi di costruire e vendere anche nel Regno Unito la Innocenti Nuova Mini, che debuttò in Italia nel 74. Nessuno di questi però arrivò in fase di produzione. Ulteriori tentativi vennero compiuti negli anni 70, progetti denominati ADO 74 e ADO 88, ma un successivo cambio di intenzioni nella dirigenza della British Leyland fece dirigere questi progetti verso la realizzazione di un'automobile di segmento B, per cui di dimensioni maggiori, che avrebbe affiancato e non sostituito la Mini. È una vettura questa che poi avrebbe debuttato nel 1980 con il nome di Austin Metro. Anche il gruppo Rover nel 1992 cominciò a pensare alla sostituzione della Mini. Inizialmente gli sforzi si concentrarono su una rielaborazione in chiave moderna della Mini. Venne così ideato e realizzato il prototipo della Minky, non ridete ma si chiamava proprio così, una Mini dotata di motore Rover serie K, cambio 5 marce, sospensioni idragas, portellone posteriore, cruscotto completamente nuovo e posizione di guida migliorato. Questo progetto venne però abbandonato a causa, forse anche del nome, ma del rapporto tra investimenti necessari e vendite previste, che secondo gli analisti sarebbe stato piuttosto sfavorevole. Nel 94 il gruppo Rover venne acquistato dalla BMW, la casa bavarese trovò l'idea della Minky interessante, l'anno successivo fece costruire un secondo prototipo, chiamato Minky 2, con delle sospensioni idragas perfezionate e altri piccoli miglioramenti. Poi pian piano si andò verso nuovi piani di sviluppo per la sostituzione della Mini da parte del gruppo BMW e questi si concentrarono sulla produzione di un'automobile completamente nuova e l'idea della Minky fu abbandonata. Si susseguirono diverse proposte avanzate sia dal gruppo Rover che dalla BMW, ma quella definitiva venne realizzata da Frank Stevenson nel 99. Prima del definitivo abbandono della vecchia versione venne prodotta la Mini 40° anniversario, prodotta in pochi esemplari, solo 250 nel Regno Unito e 300 per l'Italia. Valli, o no? Eh? O no?
O no, o hai visto quel clip sulla Mini che ti ho messo lì? Che bella che è. Bella è. E io che ho venduto la Jeep in diretta mentre te eri qua a chiacchierare. Ah, l'ha presa lui quella. Hai visto? Mentre tu allora vieni, parliamo di Mini, non parliamo di Mini, io mi sono venduto la Jeep, che se lui non la riprende mi arrabbio però. L'Arizona l'ha venduta in diretta. Io non capirei. Guarda là. Allora, ti posso dire che mentre... Falla vedere che si incazza il Valli, non, falla vedere. Fai vedere cosa ho venduto, ma arrabbio. Che non riesce a girarsi, è un po' ingrassato Pasqua, fa fatica a turnicare, anche se quel gioco questa telecamera nuova che gli hai regalato. Ero curioso, no? Perché mentre andava la clip della Mini sentivo che parlavi con l'amico e dice ma sì, tu gli hai detto è tua allora? E lui ha detto sì manuale, ti racconto io dentro non avevo il coraggio di dire ma che macchina ha preso, che lo dico la bavetta, ti racconto com'è andata. Sì, stava venendo da me perché l'ha vista pubblicata su Facebook, no? Ci siamo incrociati, mi chiama e mi dice dove stai andando con la Jeep che stavo venendo a comprarla, gli ha detto vieni che la compri in diretta. Ma seguito da Umberto è venuta la Sabri e fai gli affari così, ma neanche guarda, veramente uno spettacolo. Eravamo qua per dire che è in vendita, una volta che voglio fare una marchettina in TV. L'hai già venduta, non venduta, ti serve niente, più, ne farò un'altra uguale. Va bene, allora ti ho voluto assolutamente con me per parlare di Mini, perché tu, oltre ad essere un grande esperto, dove siamo? Umberto's Garage, il nostro amico Umberto Colombo, una collezione meravigliosa che si arricchisce di settimana in settimana di pezzi incredibili. È stupefacente. Sì, questo io l'ho visto il giorno che l'aveva presa, era andato a prendere, l'ha portata qua, fa questa qui non la vendo più, adesso invece la sistemata tutta e probabilmente poi la venderà, perché è fatto così, è fatto, cioè, un venire po' qua, venire qua e trovare un pozzo di automobili sembra proprio che zampillino fuori dal tombino del cortile, incredibile. Però Mauro, io voglio fare questo excursus per arrivare poi alla Mini attuale, alla quale poi dedicherò la parte finale di questa di questo segmento di Bob Gear, perché non sono un grande estimatore. Secondo me le ho volute qua apposta tutte e due, rappresentare la storia, perché alla fine questa qui, anche se era una versione degli anni 90 a tutti gli effetti, anche se è pistolata, effetto Cooper, è la Mini. È sempre rimasta così. Quando c'è stato il passaggio epocale, e qui abbiamo una Cooper Cabrio S con allestimento Works, per cui preparazione a 230 cavalli, questa è già la seconda versione del diciamo rifacimento epoca BMW. Fammi dire che è la rievocazione piena della Bravo, Mini. Bravo, cioè, esatto. Questa è proprio una rievocazione che ho promosso a pieni voti. Certo. Sono gli anni successivi che ci hanno lasciati un po' perplessi. Sono no? andati, secondo me, sono riusciti a peggiorare un prodotto che poteva solo invece che andar bene. Cioè, in realtà, poi le vendite hanno dato ragione, perché le prime serie della nuova versione sono ancora serie che apprezziamo adesso. Secondo me, in questo momento, si sono persi via completamente. E poi chiama la Maxi, perché la chiami Mini. Non chiama la Mini. Chiama la Maxi. Chiamala. Siccome abbiamo forse detto nella clip di prima che c'è stato un progetto per una versione già negli anni 60, di rivisitazione della Mini, si chiamava Minky. Pensa se l'avessero commercializzata qua, cosa c'è la minchia, io ci ho preso la minchia, ma non ci può stare. Però lei era così, era diventata così. Io non so, 5 porte su una Mini non ce le vedo, però magari mi sbaglio io. Qui c'era tutto alla fine, perché aveva un 1275 da 50 cavalli, tu la conosci meglio di chiunque altro. Poi bastava. Ma poi la storia la voleva piccolina, microcar, bubble car, chiamala come cavolo vuoi, come le chiamavano in quegli anni, ma era in realtà da città ma quattro posti, no? Certo. Stretta, per l'amor di Dio, non l'hanno fatta grande per dirci stiamo in 10 sdraiati, no, però erano quattro posti. Chiaro, chiaro. Ed era lunga 3 metri. È lunga 3 metri come la Smart, poco più, poco meno, però è quattro posti, per cui hanno sicuramente concentrato un sacco di cose bellissime. La linea, una macchina sportiveggiante, perché ha vinto di tutto con questo motorino, con queste sospensioni inesistenti, insomma qualche cosa di spiritoso da guidare, sicuramente da città, sicuramente rimasta iconica nel tempo. Assolutamente. Io ne ho due, una più bella dell'altra, e che non mollerò, te ne liberi, e non me ne libero. Una Clubmantee, giusto? Una Clubmantee del 71 che ti porterò, e una Cooper del Cooper, 97, okay. Una John Cooper. Questa l'abbiamo premesso, è una Open, giusto? Una British Open Classic con questa personalizzazione con gli spoiler. Si chiama Sport Pack, con dei cerchi col canalino rovesciato, noi li chiamiamo così, in realtà è l'offset. Cerchio da 12, no? Era il cerchio del Cooper, il cerchio da 12. 12 vero? Pollici. Nata la mia Mini T ce li ha da 10. È bellissimo il cerchio da 10, da 10 pollici. Pollici. Da 10 Me pollici. Lo farai vedere. Dannatamente bella, come dannatamente bello trovo quel cabrio lì, la trovo meravigliosa. E purtroppo non riesco più a trovare l'emozione che provavo nelle Mini, anche edizioni BMW. Non è che sto parlando della Classic e basta. Mi piacevano anche quelle BMW. Adesso secondo me invece c'è un qualcosina che non torna dal punto di vista stilistico. No, queste mini, il frontale, il doppio faro nella mascherina, cioè qui è proprio una rievocazione di quello che era il musetto, una rievocazione venuta bene, no? Quanti remake hanno fatto?
allontanandosi dall'originale. Peccato, chi lo ha fatto si è sbagliato. In questa rivediamo tutti i caratteri somatici, si direbbe, per un viso umano, di una vettura, ed è bello che sia così. Va bene, allora senti, io ne approfitto, perché quando trovi una Mini, così, parlo adesso di questa classica, anche perché la fortuna vuole che una Cooper S Works a casa, più o meno come quella, la versione precedente, ce l'ho. Vado a riprovarmi questa, perché ci voglio vedere l'effetto dei 50 cavalli rispetto alla tua, che ne invece la Cooper ne aveva 70-75, ricordando che questa sarà in vendita. Sì, perché con Umberto mi piace, per gli appassionati, che sappiano che ci divertiamo a far resuscitare le macchine morte abbandonate negli angoli dei marciapiedi. Questa era mediamente conservata e Umberto si è divertito a rifarla, quindi sono macchinine a cui potete attingere, è una fonte inesauribile quella di Umberto, e guidate la macchina domani mattina. Ma la cosa bellissima senza la sosta è che lui l'ha pagata a 15 e la vende a 12. Pensa sì, che ma è un piccolo bobbiese, lui è un piccolo bobbiese, vero? Però chi guadagna con le macchine sei solo tu, bastardo. Noi beh, il mio lavoro, via. Hai ragione. Mai. Vado a provarla, poi torno. Non condannatemi perché guadagno due spicoli. Mi ospiti a fare la Rizzona, mi ospiti a fare la Rizzona con te dopo. Posso sì, voglio che ne parli, perché ti è piaciuta quando l'hai venduta. L'hai venduta. Fa niente. Metti di fianco il. Ma sai quante ne facciamo? Il Renegade dell'Umberto, dai. Ma sai quante ne facciamo? Va bene, vado a provarla, posso? Vai, devi. Allora, vai, costata parisci. 15, venduta 12. Andiamo a venderla. Mettila che entro. Cazzo, io questa parte la voglio mettere. Questa parte qui la voglio mettere. Mettila. No, l'ho già messa. Maurizio l'ha messa perché è la parte più divertente di tutto. Guarda come son comodo. Che due froci non è male, però rende abbastanza. Vado. Ma che motorino che. Vado. Dove andiamo, se non valli? Dove la porto? Portami dove vuoi, io sono comodissimo qua di dietro. Beh, io sono comodo davanti, tu sei comodo dietro. Ci si sta in quattro. Siamo vedi? Due cinghiali da 100 kg l'uno, eppure siamo comodi. Caso 200 kg, tu davanti, io dietro. Vabbè, siamo... E poi siamo tutti e due a sinistra, due imbecilli, così almeno. No, stai lì, attenti, poi la telecamera non ti si vede. Che grande perdita. Senti, devo dire che l'Umberto però è un figo pazzesco. Guarda i tappetini in pelle, guarda come l'ha messa lì. No, ma lui ce la mette a posto, poi le vende. Lui è un pazzo innocuo, non è pericoloso, no. Ma è completamente pazzo. Assolutamente sì, ma è uno di quei pazzi non da rinchiudere, però da lasciare circolare. No, lui è uno di quelli che fanno girare le cose belle, è una figata. È bello, è bello vedere questa perfezione, questa perfezione maniacale in ogni angolo. Senti Mauro, ma perché era così bello? Vediamo se trovo la terza o gli metto la prima, che non è bello. 50 cavalli viene sotto il sedere, eppure a me sembra di guidare un GT3 Porsche, una Corvette da 600 cavalli. Come erano belle le macchine piene di difetti, le macchine piene di difetti, bravo. Che belle erano. Come va la macchina? Guarda, la montun di difetti, ma va bene, le belle in scima, che bello. Senti che roba, senti che rumorino, e non è la Cooper. Beh, era bello compresso, gli inglesi non sono mai stati imbranati a fare i motori, Stiamo parlando di, per far stare nel cofano motore, il motore, il cambio, tutto in uno spazio che vorrei vedere l'incubatura quant'è. Certo. Hanno persino combinato il motore e il cambio nella stessa lubrificazione. Guarda, mi hai portato via una roba che volevo dire io, che io l'ho capita bene sta roba qui, che tu prima di uscire mi fai, mi raccomando, di che il cambio. Allora, tutte le macchine hanno il motore e hanno il cambio staccati, due organi separati, accoppiati semplicemente da bulloni. Invece la Mini ha il gruppo ingranaggi integrato nel motore, quindi la lubrificazione è una sola. Quando tu cambi l'olio del motore, cambi anche quello del cambio. Questo per farti capire il concetto. Poi è fortissimo il fatto che la prima volta che l'ho smontata, qui te la dico così, ho detto, ma questa macchina chi è che la tiene su? Dove sono le molle? Capito? Perché tu ti trovi a smontare magari la macchina per fare la frizione da meccanicaccio quale sei, e se applichi un attimino il cervello a quello che stai facendo, ti chiedi come una macchina sia fatta, no? Non ci sono le sospensioni nella Mini, ci sono due triangoli e un tampone di gomma. Senti, si capisce, no? Che non ha flessione la sospensione, però l'effetto go-kart è assicurato. No, è fantastica, posizione di guida, no? Poi tutti parlano dell'effetto go-kart, questo qui è veramente così, no? E la cosa bella era che sono riusciti a mantenere questa sensazione, questo feeling nelle serie seguenti. Cioè, io parlo della prima, la seconda, la terza me la ricordo poco, no? Dell'era BMW. E dopo non lo so se l'hanno mantenuta, spero che almeno quello non sia cambiato.
Perché... Sì, perché questa identità mini alla guida veramente si è trasmessa anche nelle generazioni successive. Non abbiamo provato quella che non ci piace, giusto? Quella che, lì non che è l'ultima. Provata, però cercheremo di provarla. Cercheremo di provarla. Io non l'apprezzo stilisticamente, però, però la temo, temo di doverti dire che come c'è stato l'azzeramento delle linee, no? Perché come diciamo sono disegnate dal vento e sono costretti a farle tutte molto simili, anche le meccaniche si sono appiattite con le nuove generazioni, perché da i punti di forza devono essere il consumo, l'ecologia, la silenziosità, la perfezione a livello di guida, di sensazione, per cui certo, c'è un appiattimento generale anche di quello che sono le origini meccaniche delle è auto vero, vecchie, e credo che che riscontreremo questo quando va bene, lo proveremo. Allora, questa è bellissima, è in vendita a 12.000, contattate il Valli che ci pensa lui. Adesso andiamo in vendita. Così magari ve la vendo a 15, visto che gli è costata 15. Assolutamente, gli è costata 15, la vendi a 12, Valli deve guadagnare un 3.000, un millino viene a me, facciamo 18, non se ne parla più. Così diamo qualcosa anche a Pascal. State lì, adesso gamma mini nuova e poi c'è l'Arizona, si chiama? Stai telefonando? Quella che ho venduto. Stai telefonando? No, l'ho già venduta, non mi serve telefonare. Ma no, l'ho già venduta, dai, non me ne frega niente. Vedi, suona ma non risponde, non risponde. Okay. Non ti rispondo. Non risponde. Ciao. La riflessione sui modelli recentemente introdotti dal brand Mini si sofferma sul modello Mini 5 porte. Già di per sé, Mini a 5 porte sembra un ossimoro, un voler far coincidere due elementi che in realtà stanno agli antipodi. Ho letto riviste specializzate molto quotate salutare con enfasi ed entusiasmo l'arrivo della sospirata 5 porte. Finalmente niente contorsionismi per accedere ai posti posteriori, finalmente più spazio per le gambe, finalmente più spazio per la testa, eccetera eccetera. Sarà pure un finalmente generale, ma a guardarla la Mini a 5 porte a me sembra un tremendo esperimento genetico finito tragicamente male. Si incazzeranno quelli del marketing Mini, ma visto che io le macchine le compro e non me le regalano, dirò quello che penso. Da amante smisurato del brand Mini, devo dire che la Mini 5 porte mi sembra un elephant man delle quattro ruote, sgraziata, gonfiata, deformata e soprattutto derisa dalle sorelle che portano lo stesso nome. Dico io, ma perché chiamarla con quel nome lì? Chiamatela Midi, chiamatela Mini o Minky come già in passato si era ipotizzato, ma non Mini. Questa non è la pronipote di nessuna vettura con quel nome, è una roba diversa. Chi voleva le quattro porte sulla Mini aveva già la possibilità di prendere Countryman o Clubman, entrambe tra l'altro molto più fedeli allo spirito storico di questo brand. Di una Mini a 5 porte chi sentiva l'esigenza? Chi si sarà preso la briga e l'onere di dire al designer che l'ha partorita dopo intensa e travagliata gestazione? Bella, hai fatto un bel lavoro, questa è una Mini che lascerà il segno. Boh, io non ci capirò nulla, ma una Mini lunga 4 metri con un passo più lungo che pregiudica la proverbiale agilità della Mini vera a solo vantaggio dell'abitabilità mi sembra un controsenso. Come mi era sembrato discutibile il nuovo design del frontale, che mi viene da assimilare al muso di un pesce siluro, intento a cacciare con la bocca aperta pesciolini nel fiume. O quei fari posteriori gonfi come due palloncini del Luna Park, ma che bisogno c'era di cambiarla così? Domande che non troveranno risposta alcuna se non nella giustificazione del marketing man di turno che vi dirà era necessario ampliare la gamma per andare incontro alle esigenze dell'automobilista moderno. Vabbè, noi ci crediamo dai, o almeno facciamo finta, intanto continuiamo ad amare la Mini, quella vera. Sai che vuoi? Ti serve una parte di una Jeep?
No, io lo so, mi hai chiamato qua, ma cosa devo fare io? Che non so cosa devo fare. Io devo aprirla, c'è il sole domani. Scusami, facciamo una roba, metti questa qui su questa. Quella lì, incrociamo i colori, vedere come sta con la porta. Sì, vuoi fare... Tanto quelli l'hai venduto ormai, chi se ne frega, buttala per terra. Come le macchine da polizia. No, tira, la sto aprendo, domani c'è il sole, mi devo scappottare laggiù. Come scappotto? Me la devo scappottare, Come se ci volesse un attimo a scappottare quella lì. Ci vuole un secondo. Balli, si lascia perdere, guarda. Si schiaccia il bottone, sì, si schiaccia il bottone, e l'hardtop in vetro resina diventa una simpacchetta. Sì, ci metti 4 ore a tirarlo giù questo affare. Grande qua. Come faccio il Non farmelo passare che è una roba facile. Ma con questa si può andare senza porte, sì. Chiaramente, carrozzeria chiusa, trasformabile, significa senza porte. Quando mi dicono no, non si può, non è vero, è come le AMG, è come le Morgan, no? Si può andare, cioè, certo. Volendo c'è la sbarra, no? Non serve nessuna sbarra, se la mettiamo siamo simpatici, siamo perché più sicuri. Siamo più sicuri, però la macchina può andare cintura in giro. Cintura e puoi andare in giro. Esattamente. Va bene. Posso smontare anche l'altra? Ma puoi fare quello che vuoi, la macchina è tua, anche se l'hai venduta, chiedi al suo proprietario, non la devi chiedere a me. Ho detto che devo aprirla. Mi dici che modello è? Che hai fatto? E poi voglio farti vedere gli interni. Ma questa è una Valli o l'hai comprata già così questa bella? Questa si chiama Arizona. Dai, fai guarda, bravo. Guarda, fai vedere la scritta Pasquale. Senti, guarda nelle letterine Arizona cosa c'è. Senti, Daisy Duke dei poveri. Questa qui non l'hai fatta a te così bella, dai. Non puoi averla fatta a te, non dire balle. Abbi il coraggio di dire le cose adesso come stanno. Dove l'hai presa? Adesso ti tiro la porta. Dimmi chi l'ha fatta. L'ha comprata da Valli, Alissone. Ah, da Valli. Ah, va. Questa guarda, macchina metti qua. Giù la porta. No, mi qua. Piace stare qua. Vabbè, ma stai così. È tascabile, ho una porta tascabile. Ma che modello è? L'ultimissima questa qua. È l'ultimo, l'ultimo Wrangler. Come mi piace stupire. Allora, devo questo qua... Da diretta che va avanti e indietro. Dimmi che... Questo è un Wrangler TJ, come quello che ho dato a te l'anno scorso. TJ? Qui è una macchina TJ. Di qualche annetto fa. Ricordiamo le generazioni. CJ, la faccia da Renegade, ok? Senza tornare alla Willys, che è preistoria. Sì. YJ, che è quella che purtroppo non è piaciuta col faro quadrato. Beh, era proprio un Roy, posso era, dire, un era proprio bruttino. Ti farò vedere qualche cosa di messo bene anche di quella versione. Era bassa, non so. Sì, però ti farò vedere qualche cosa che potrebbe farti cambiare idea. E poi siamo passati al TJ, sono arrivate le molle, è arrivata una guidabilità abbastanza moderna, ma fortunatamente tutta di ferro. Gli amatori la vedono un po' l'alter ego del Renegade, no? In chiave un pochino più moderna, un pochino più guidabile. Sono invecchiate, questa per esempio è un 99, siamo nel 2016. 99 lei? È del 1999, possiamo. E mi diverto a farle tornare nuove. Beh, questa è più che nuova, io veramente pensavo fosse... Questa l'ho ritirata. Se posso fare qualcosa per non spaccarti... Scusami. L'ho ritirata che era brutta, consumata, datata, insomma... Gli anni si vedevano, l'ho rinfrescata completamente, ma l'abbiamo fatta sembrare un 2016 veramente. La scelta del colore secondo me è azzeccatissima, sono contento che ti piaccia, Grabber Orange, era un colore racing delle Mustang degli anni 70. Tutto ciò che era cromato l'abbiamo fatto diventare nero lucido con l'estensione dei parafanghi. E il risultato lo commenti tu. No, è bellissima, veramente le avete dato una seconda giovinezza, ma devo dire che probabilmente quando è uscita dal concessionario la prima volta non era così bella. No, non erano così belle. Quando uscivano non erano così belle. Anche dentro ci hai fatto dei lavori? Sì, certo. Cos'è che gli hai fatto? Sai che abbiamo il nostro maghetto Vito dell'Ecopelle, che è il nostro tappezziere, ci fa miracoli. Abbiamo imbottito i sedili in modo da scavare la seduta per dargli l'effetto sportivo. Mm-hmm. Vedi i fianchi come li abbiamo sollevati? Questi sono i sedili originali modificati. Quindi solleviamo i fianchetti laterali in modo che siano più contenitivi, schiacciamo la seduta in modo che anche il sederino sia in un fossetto e non ti muovi, con le copelle più buone del mondo, le cuciture in contrasto, il logo Jeep che non è fatto con lo stampatello del Corriere, ma è fatto con il suo logo, impresso nella posizione giusta così dai cornice al logo, volante in pelle, non puoi farlo in ecopelle il volante. Okay. Si consumerebbe in tre manovre, questa è pelle vera. Sì, posso dirti che questa ecopelle è ancora più piacevole della pelle vera, intanto. Però qui si consumerebbe. Sì. Capito? Il sudore è cattivissimo, per cui la mangeresti. Sì, tu che hai le mani che puzzano soprattutto. Esattamente, io che poi le metto nella benzina ogni tanto. Allora, e poi guarda come l'abbiamo fatta nuova. Bella. Veramente bella. Quanto vale una macchina di questo, con queste caratteristiche? Ti dico cosa costano i rottami, perché poi uno deve farsi due conti, una lavorazione così non è sicuramente regalata. Non trovi niente a meno di 13, 14, 15, ma ragazzi, andate a vederle, perché peggio di così una macchina non la potete trovare. Perché in quella fase di macchina vecchia, non restaurata o conservata, ma proprio la fase di quando costa poco e l'utente la tiene male.
o addirittura ci fanno un fuoristrada cattivissimo. Noi investiamo anche 10.000 euro per un ripristino del genere. Okay. Con le gomme larghe omologate, nuove, cioè non è nuova solo di faccia, è nuova dappertutto. Va bene, va bene. Senti, di fianco a questa c'è invece un Renegade che abbiamo iniziato con le immagini di Moe Luke Duke, perché non si può che fare così partendo da lì, perché agli occhi di tutti noi è Renegade dei Paninari, quando tu avevi le prime. Siamo nati con quella faccia da Jeep. No? E, anche qui ci sono dei discorsi che volevi magari spiegarci in relazione a questi. Guarda, a questi io di fronte alla macchina di Umberto, che non gli ho fatto io e secondo me si vede, no? Ci sono cose che io a livello estetico critico, ma non sono quelle pericolose. Le critico perché per me il doppio tubo non si usa più, questo colore non è azzeccato per la Jeep, i sedili in pelle così leccati, se ha voglia Pasquale di venire lo facciamo vedere, non ci vedo una Jeep dentro. Cioè, capisco che possa esserci l'individualità della decisione dell'elaborazione di quello che potrebbe essere, ma non ci vedo una Jeep. Quindi questo è il primo punto. Okay. Vedo un po' di confusione di colori, il cappottino grigio, insomma, non c'è armonia nei lavori fatti. Pur essendo lavori costosi e appena fatti, perché si vede la freschitudine, non c'è l'armonia che vorrei vedere in una Jeep delle mie. Sì. Ok. Ma l'aspetto veramente pericoloso, non so se tu hai il tuo telefono, se io ho il mio. Vado a pigliarlo, però sono sulle donne nude che mi mandano i miei amici dell'occhio. Prendi la foto che ti ho. La facciamo vedere. Prendi la foto che ti Guardate ho mandato. Guardate questa foto. La stiamo vedendo. Perfettamente. Cos'è? Cosa sono quelle fiamme lì? Questa è una Jeep che va a fuoco. Perché? Quando dico ragazzi state attenti a quello che fate, state attenti a quello che comprate, soprattutto a chi ve lo monta, ok? Su questa macchina, e anche qui c'è un pochino di confusione, no? Non è un motore come quelli che di solito ti faccio vedere, Riconosci il motore del Renegade by Valley? Non c'è un po' di confusione anche qua? Blu, rosso, verde, giallo, il colore del pappagallo, ok? Sotto qui abbiamo un impianto di iniezione applicato. Perché questa era carburatori. Era carburatori. L'amico Umberto l'ha comprata, ci ha fatto anche 300-400 km, che non sono tantissimi, lui ha fatto 400 km, non sono mica 10.000. Cioè, c'è un impianto di iniezione applicato. Ok. Guarda. Questo è un TBI, Throttle Body Fuel Injection. Quindi non abbiamo l'iniezione diretta, che sono 8 iniettori per 8 cilindri, ma abbiamo due spruzzatori, uno per bancata. Guarda. La foto l'hai vista prima? Sì. La foto l'hai vista prima? Tutto comincia da qua. Gli iniettori rimangono aperti, il collettore si riempie di benzina in meno di 15 secondi, perché abbiamo 3 bar di pressione con l'iniezione, da 2,5 a 3. E quando arriva la fiamma della scintilla dell'accensione, esplode il collettore e sotto il cofano bruciano tipo 3-4 litri di benzina che hanno riempito il collettore 15 secondi prima. Mamma mia. Fai la fine di quella foto. Questa iniezione, questo tipo di iniezione è stato richiamato con tanto di richiesta danni e quant'altro, perché ci sono Jeep che sono esplose anche nei box delle abitazioni. Quindi quando facciamo modifiche, diciamo la facciamo iniezione, non banalizziamo quello che è ingegneristica dell'automobile, non banalizziamo un impianto di iniezione buono che costa magari 7-8 mila dollari e compriamo quello da 2005 perché diciamo è buono lo stesso, perché poi incappiamo in questo tipo di disastri, a volte irrecuperabili. E qui purtroppo sfugge anche all'omologazione. Vedi qua dove andiamo a finire, che ti rompono le palle per una gomma omologata un centimetro più un centimetro meno, e poi ci troviamo a trovare sotto i comofili bombe come un'iniezione che non dovrebbe esserci. Ricevuto, ok. Quindi non facciamo i meccanici fai da te, non facciamo quelli che decidono, quello è buono, lasciatevi consigliare. Assolutamente, grazie Mauro, è stato molto interessante come sempre, complimenti all'amico che ha... L'Arizona è meravigliosa, ma ne faccio adesso... Aspetta, ho le dita sotto. Adesso... Comunque chiudo dicendoti Franco, mentre fai il mazzo mentre fai il pane... Devi fare ridere così fa. Devi farlo ridere. Dopo, mentre noi abbiamo già chiuso, dopo c'è. Cioè, noi adesso salutiamo. Saluto, vieni qua, guarda. Come facciamo con le mini? Sì. Ogni 2 mesi faccio un TJ. Adesso arriva l'estate. Quindi non vedo niente. Però non ci hai detto quanto ce lo potremmo fare. Guarda, andiamo vicino al prezzo di un JK che è l'ultima generazione. I JK li compri da 22-24 mila euro buoni.
preparata così, ma indietro negli anni, ma ti do al prezzo di un JK turbo diesel un TJ completamente restaurato con garanzia anche sulle lampadine. Molto bene, molto molto buono. È una bella alternativa, no? Va bene, ok. Possiamo salutiamo, basta. Ma non è, magari non è finito lì, buon via, non sappiamo cosa mi c'è. Mi devi incastrare ancora su qualche altra mini, no? No, state lì un attimo. Meno state lì. Ma come fanno le Hummer a essere così? Si fa girare in città con una roba come fai? Perché già sarà alta 3 metri, guarda che roba. Guarda che roba, io alzo il braccio e non arriviamo neanche all'altezza. Sarà più di 3 metri, sarà 3 metri e 20, 3 metri e sono i 22, sono i 22, sono enormi, ma che roba, è gigantesca. No, non c'è anche di Pasqua, dovevi inquadrarci solo da là, perché altrimenti si capisce che... Così sembrava enorme l'Hummer, invece così si capisce che non è l'Hummer. Siamo noi giù. Che siamo due stupidi. Va bene. Alessandro Di Maira, ciao Vale. Ciao Franco. Appena arrivata mi hai chiamato e ho detto, sì, Bob, fai un salto qua. Mi assoderei 25. È fantastica. Che cos'è? Come si chiama? Perché assomiglia così tanto all'Hummer? Non è che si chiama e si assomiglia. È l'Hummer. È un Hummer in concessione, praticamente un Hummer elettrico, un quadriciclo. Dato in concessione alla MEV, che è una società inglese, è una concessione GM, quindi è una replica proprio sputata di quello fedelissimo. Proprio di quello gli stilemi sono quelli, la linea identica, è quella. Identici, mascherone uguale, cerchi uguali, la macchina è quella, solo che è un po' più vicina. È un motore elettrico da 4 kW, è omologata come un ciclo motore, quindi un L6, un quadriciclo leggero, velocità di 45 km orari, agge su radio. Adesso poi la vediamo dentro assolutamente. Due versioni mi dicevi? Due versioni. Sia la versione con col soft top, esatto, che la versione invece coupé. Coupé, esattamente. Due macchine praticamente simili nelle caratteristiche tecniche, prestazioni, ripeto, due tipi di batterie, batterie al piombo 65 km di autonomia, batterie al litio fino a 120 km di autonomia. Ok, per cui differisce solo, diciamo, nella capacità di autonomia, a livello di potenza e cose del genere? Tutto uguale. Sono uguali. Identico. Senti, Alessandro, per chi nasce? Facci capire per chi nasce questo tipo di questo veicolo. Questo tipo di veicolo nasce soprattutto per i 14 anni, perché è un veicolo che si può guidare a 14 anni con la patente A. Per cui con la normativa del motorino, del ciclomotore, giustamente ci riporti a quel discorso. Come si fa a utilizzare? Cioè lì si butta dentro il carburante, vero? Si butta dentro il carburante. Gasolio o benzina? Gasolio tramite, qui c'è una spina elettrica, c'è un cavo di corrente per cui... si attacca, dopodiché si può attaccare tramite un asciugo o una rete domestica facendo una carica lenta, oppure tranquillamente le prese quelle apposta per i veicoli elettrici. Ok, per cui è semplicissimo, quanto ci vuole per la ricarica? Ovviamente per una ricarica su una linea domestica ci vogliono 8-9 ore. Ok, per cui... da zero completamente. Poi automaticamente con i sistemi di ricarica innovativi invece sulle colonnine, se si hanno sistemi di ricarica più veloci, si riesce a caricarla anche in 2 ore. Senti, dimmi invece in che cosa differiscono i modelli e soprattutto gli allestimenti e i prezzi, perché sicuramente immagino che non parleremo di un mezzo che costa come un ciclomotore. No, assolutamente è sicuramente un target più elevato, target però più alto. Come si... confronta anche con le concorrenti. Esatto, allora che mediamente oggi un quadriciclo leggero parte dai 15-16 mila euro per arrivare come questa fino ai 20-21 mila euro. Qui partiamo con due allestimenti, questa è la HX nella versione... Ringraziamo Alberto, grazie mille, splendido. Mentre ha salutato anche, mi ha salutato. Grande l'Alberto che sta tirando fuori. Ma è bello così, Bocchi, ecco, è incasinato. Ok, fantastico. L'Alberto è quello che le cura tutte le macchine che ha su Derini, è un personaggio straordinario. Infatti ci è passato 5 centimetri. Esatto. Va bene. Versione HX, che è questa, con praticamente il soft top, partiamo da 16.500 euro più IVA,
per poi arrivare al coupé che ne costa 18,5 più IVA, poi abbiamo una gamma di accessoristiche di personalizzazione. Leggo qua, scusa, io ti volevo chiedere perché ci sono le colorazioni, esatto, le radio, gli optional diciamo standard, poi porte laterali, cosa le vuol porte dire? Laterali perché viene fornita senza le porte, questa esce in origine come si vede in questa immagine, queste si sfilano, queste si tolgono, ci sono delle cerniere, ok, che alla fine d'estate per i ragazzini, esatto, è una figata pazzesca, esatto, andare in giro senza, diventa proprio tutta completamente aperta. Va bene, a livello di cerchi invece cosa che possiamo montare? Cerchi possiamo, abbiamo il 15, questi sono comunque gomme da 15, anche questi esistono i cromati, esiste il nero opaco, questo si rimane sul 15, è stato scelto questo, sempre ruota da 15, sì, su un veicolo elettrico montare ruote troppo grosse va poi a pregiudicare le prestazioni, i consumi di benzina, esatto, soprattutto la benzina, molta, esatto, benzina. Senti, ma me lo fai fare un giretto o no? Certo, andiamo. Ah, vieni anche tu? Sì, non posso guidarlo io? Bastardo. Vuoi venire con me o da solo? Vabbè, no, è che non ci stiamo con Pasquale. Non me ne vediamo nemmeno proprio. Andate a farvi un giro. Siamo tre cinghiali, non andate possiamo a farvi in giro voi. Nel frattempo, se Alberto vuole rompere le palle ancora con la macchina, attimo, così va bene. Qualcosa ancora. Allora vado a provarlo. Vai, posso? Vai a provarlo. Ti fidi? Mi fido. Ma la benza dove la faccio? No, già fatta. Faccio tutto io il pieno. Va bene, vado. Retromarcia, tac, per uscire dalla serie di S-Bike, cicalino che tac, mi dice che ho la retro inserita, che fa sentire rumore, perché questa di rumore non ne fa, essendo elettrica non ne fa. E lì dietro, attenzione, baule, ampio quanto basta per dei bagagli veri e propri, non è una vettura da viaggio, ma se dovete caricare, non so, la suocera, il cane, il gatto, mandarini, potete mettere anche dei kiwi, ce ne stanno delle casse in questa qua. Miseria, che ripresina che ha Pascal. Dovevamo scegliere l'unica giornata quasi di primavera con un freddo glaciale, visto che no, lei i finestrini in realtà ce li hai, sono qui agganciati, però ci piace l'idea di guidarla un po' così, un po' da tamarri, magari anche con la radio se sono capace di accenderla, ma non sono capace, però eccolo lì, cos'è che è? Radio Maria? No, va bene. Allora mettetemi in questo momento, io e te Pascal abbiamo 14 anni. Papà ci ha fatto il regalo più bello della storia. Vuoi mettere tra questo e il motorino? Anche se noi il motorino ci abbiamo lasciato il cuore. Però ragazzi, guardate che roba. È una figata pazzesca. Pensare che ha l'omologazione che permette ai 14 anni di andarci in giro. Chiaro, non è un mezzo alla portata di tutti. Però insomma ci sta. Ci sta che sia comunque disponibile. È un mezzo alternativo anche per la città, per chi ha voglia di avere un qualcosa di un po' diverso. Prezzi, insomma, dai 16 così, dipende dagli investimenti. Però mi sembra un'idea che valeva la pena di presentarvi assolutamente. Dentro diamo un'occhiata all'allestimento, sono due posti secchi, per cui davvero coupé o spider nella fattispecie, visto che abbiamo il tettuccio in tela, si può rimuovere semplicemente con dei bottoni automatici. C'è tutto quello che serve, addirittura riscaldamento dei sedili, che mi sembra una roba, si poteva risparmiare qualcosa e non metterlo, ma fa niente, lo accettiamo lo stesso. E poi comunque si va in giro con un mezzo che ha la faccia, il sedere, lo stile, il design dell'Hummer, per cui qualcosa che è stato definito in America like nothing else, come nient'altro al mondo, in questo caso è proprio così. Adesso vediamo se riesco a andare, tanto per testarne le caratteristiche. Comunque è limitata a 45, però lo spunto è assolutamente degno di nota. Vedete che la strumentazione è digitale, qua c'è il suo bel tachimetro, odometro, temperatura, la carica delle batterie. Questo semaforo non è proprio verde verde, Pascal, ma ormai ero andato, ero distratto, vado. Mi sembra che tenga anche dannatamente bene la strada, l'abbiamo capito dall'impostazione aggressiva di questa curva, specchietti retrovisori di generosissime dimensioni, anche belli, effetto cromato, insomma c'è proprio tutto, caro Pascal, mi sa che è la nostra vettura. Ti posso dare un bacino? Mi sono innamorato di te, dai, ti prego, un bacino piccolo, così. Ciao, venite da Yes Bike, in via Soleni 25, a provare la Merina. I freni ce li avrà. Vado giù a manetta in bicicletta. Actually, the Plon School of Motoring is very tough life for cars. So, we are choosing the Citroën Visa hatchback. As you see, we have a big bumper on the front.
a big bumper on the back. With its 1100 engines. Slower! Citroën with a Sony beyond traffic! With suspension extreme comfortable. No! In a wide range of road conditions. Also, this is very economic to run, with only one major service a year. And not forgetting the powerful disc brakes. I said not forgetting the powerful... Also, especially protected against rust. Camel Trophy 84. Hanno vinto gli italiani. E nell'85 dipende proprio da te, perché adesso reclutiamo uomini per sfidare la giungla del Borneo, dove si svolgerà il Camel Trophy 85. Accetta la sfida. Cerca il tagliando di partecipazione sulle principali riviste. Camel Trophy 85. Alla guida. Vogliamo te. Fulvia Coupé HF 1006, un'auto straordinaria, ricca di forza e di carattere. Un'impostazione estetica nuovissima, linea sottile e slanciata. Una meccanica come nella migliore tradizione Lancia. Motore 1600, 165 cavalli a 7200 giri al minuto. È l'auto che ha legato il suo nome ad un ricco palmarès. Titolo europeo di velocità categoria turismo, rally di Monte Carlo, Coppa FIA nel 1972, titolo europeo rally nel 1969 e nel 73. Da un grande successo, un'idea super, ritmo super. Super comfort, nuovo allestimento interno, nuovi tessuti. Lancia porta strumenti interamente ridisegnata, volante regolabile in altezza. Check control, addio di luminoso. Ritmo super. Super potente. Più velocità, più riprese, più prestazioni. 1300 e 1500 di cilindrata. Carburatore a doppio corpo. Contagiri elettronico. Ritmo super. Sobria nei consumi grazie ai pneumatici a basso attrito. Alla quinta marcia di serie e all'ottimo rendimento dei motori. Ritmo Super, la potente Ritmo d'Elite. Nel 1967, anno in cui cadeva il centenario della Federazione Canadese, tutte le nazioni del mondo parteciparono all'Esposizione Universale di Montreal, presentando le migliori realizzazioni nei vari campi della scienza e della tecnica. Come unica casa automobilistica a essere invitata, l'Alfa Romeo propose una mera operazione d'immagine. I due prototipi inviati all'Expo canadese, dei quattro realizzati e commissionati alla carrozzeria Bertone su meccanica della Giulia, sarebbero dovuti rimanere una sorta di prova d'artista da esporre nei vari saloni, per poi essere conservati nel museo aziendale. In quegli anni l'Alfa Romeo godeva di grande prestigio presso il pubblico nordamericano e l'eleganza della vettura suscitò un vivo interesse che, contrariamente alle previsioni, non si spense nei mesi successivi. Le richieste dei concessionari canadesi e statunitensi furono tanto pressanti e reiterate da costringere l'azienda del Portello a decidere la messa in produzione della vettura. Il prototipo di una delle quattro Montreal utilizzato nei primi test fu equipaggiato con il più performante bialbero a disposizione, il 1006 della Giulia. In una fase successiva e definitiva, anche per volere del presidente della casa Giuseppe Luraghi, la vettura venne dotata di un motore derivato dall'8 cilindri a V a carter secco della 33 stradale, con cilindrata aumentata a 2600 centimetri cubi e potenza specifica che diminuiva da 130 cavalli litro a 77 cavalli litro.
Durante alcuni test su strada sul passo della Cisa, con la vettura dotata di carburatori, i collaudatori dell'Alfa Romeo rilevarono però un problema di alimentazione in curva. La soluzione fu trovata con l'adozione di un sistema di iniezione elettronica della Spica. Così nel 1970 venne presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra la versione definitiva della coupé. Le consegne iniziarono nei primi mesi del 72 al prezzo di 5.700.000 lire. Giorgio, a me fa effetto, tu mi hai già ripreso fuori telecamera mentre guardavamo il servizio sulla Montreal, e dico, cavoli, 3.900, quante ne hanno fatte? E qui ne hai una. Tu mi hai detto, sì, però lì dietro ce n'è una, che ne hanno fatti quanti? 1.250. E ce n'è qui una, lì dietro ancora ce n'è un'altra che ne hanno fatti. Ne hanno fatte 246. E una è qua, insomma, esatto. Gerard Soderini ha garanzia che, insomma, Giorgio Di Maira, la passione, certo, che mette nel, certo, nel custodire queste vetture, nel seguire molto con così tanta... Sì. Passione e tanta affezione. Senti, volutamente abbiamo iniziato il nostro segmento con il cofano aperto, perché qui c'è una delle differenze, diciamo, sostanziali rispetto a tutto quello che si era visto sulle Alfa di serie stradali, no? Sì, fino, sì, a un, sì, certo punto. Questo è un motore, questo è un 2.6, 8 cilindri. Tra l'altro questo è un motore che nel 1974 è stato montato, è stato utilizzato anche per fini nautici, quindi su una barca, e vinse anche il mondiale nel 74 proprio con un motore che poi è stato adottato sulla Montreal, che deriva dalla 33 stradale da corsa, depotenziata chiaramente per farne un uso stradale. Esatto, e qui parliamo comunque di una potenza, fa un po' impressione, perché adesso parla di 200 cavalli, dici, ma come 200 cavalli adesso li fa una macchina di serie normale? In, certo, realtà, insomma, erano potenze per allora. Esatto, stiamo parlando comunque di una macchina di 40 anni e sicuramente 200 cavalli, 190 cavalli di potenza erano tantissimi, certo, perché mediamente le potenze erano 100 cavalli, 110, quindi questa... era veramente la vettura, sì, certo, 110 le Alfa Romeo, le, sì, altre, esatto, la Giulia, certo, le altre, no, vabbè, parlano 70-80 cavalli, certo, erano piuttosto scarse di cavalleria. Comunque, cioè, prestazioni degne di nota: 0-107 secondi, 230 all'ora di velocità massima, poi per le versioni da competizione, come abbiamo sentito, erano anche previste prestazioni più ampie, c'era, certo, più cavalleria. Questa è una vettura che è stata capita o meno capita delle altre Alfa, Giorgio? Ma io in generale è stata capita, non è stata capita sicuramente, non ha avuto un successo iniziale mostruoso, sta avendo un successo secondo me adesso in vecchiaia, certo, perché sono vetture molto ricercate, gli americani impazziscono per queste auto e sicuramente, tanto che abbiamo già detto, il marchio Alfa Romeo è un marchio che all'estero è strablasonato e ha grandissima richiesta. Certo, senti, vedevo che esemplari simili a questo, cioè queste condizioni, chilometraggio simile, colorazione bianca, che secondo me perde molto rispetto al rosso, che credo sia il colore più bello su questa vettura, è stata battuta a Pebble Beach a $100,000, per cui è una vettura che... No, di più, sono anche state di più. Sì, negli Stati Uniti sono andate a $160,000. 160? Sì, esatto, sì. Per barco. Abitacolo per l'omettino, sì, tipo l'Alberto, ci vuole quel fisico lì. Io e te, esatto, Pasquale siamo tagliati. Potresti fuori. Potresti andare indietro un po' col sedile, ma non molto, puoi recuperare. Ci provo giusto per vedere quanti... Beh, insomma, no, dai, così qualcosina. Sì, anche di altezza va bene. Un volante... Importante, dimensioni enormi. Mi ricorda quello che montava il 2000 berlina di mio papà, macchina che mi ha fatto... piangere quando la vendette, esatto, per comprare la Fetta 2000, ne abbiamo già parlato, e strumentazione però diversa da tutte le altre, no Giorgio? Sì. Non so di che derivazione, se fossero componentistiche montate anche su altre vetture. Beh, sicuramente Alfa, del gruppo Alfa, certo, assolutamente. Strumentazione molto bella. Bella, cambio piccolino, molto posizione piacevole, questi volanti così a calice che una volta, adesso non si usano più, però una volta riuscivi a raccogliere un po' di più le braccia proprio perché il volante si portava verso di te, però comunque stilisticamente è una vettura sicuramente piacevolissima, cioè la sederia, questo poi ripeto, questo è un pezzo molto bello, molto ben conservato, gli interni suoi conservati. Sono originali questi qua. Bella macchina, sì. Beh, io spero si possa ammirare la qualità di questa vettura che è praticamente nuova. Va bene, Giorgio, hai già accennato l'autoradio marchio Alfa Romeo, non l'avevo mai vista. Sì, sì. Che bella! Funziona? Funziona! Funziona. Non lo sapevi neanche te che funzionava, No, Giorgio. No, funziona. T'ho colto di sorpresa. Bellissima. È una delle poche che funziona. No, funziona anche bene, devo dire. Se pensi nel 71? 71 questa è la prima serie, sì. Scusa, facciamo vedere dietro, Giorgio, come si apre dietro?
da lì, bam, vengo, tanto scendo a vedere. Infatti questa macchina aveva questo portellone, chiamiamolo, posteriore, poi si ribaltava questa parte rigida, ok, rigida. Sotto abbiamo la ruota di scorta, sicuramente bagagliaio molto limitato. Vabbè, però tanto ne aveva. E con questa handicap chiaramente, perché è molto, avendo questa parte della posteriore tutta non apribile, un po' di difficoltà nell'accesso. Vabbè, però insomma, però è una macchina sportiva, cioè una vettura molto sportiva. 2 più 2. 2 più 2, sì, omologazione. Per cui alla fine comunque aveva delle caratteristiche interessanti. Ma guarda, questa è una vettura in questo stato, una vettura, noi chiediamo 89.000 euro per una macchina in condizioni eccellenti sotto ogni aspetto, cioè non c'è da fare niente. Te c'hai il piedino magico, Alberto, eh? Senti come, hai capito come gli dà? Tra 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 tra! Un po' l'abbiamo ingolfata noi, eh? Bella. Stai lì, fai ancora col piedino così che vado dietro col microfono a sentire il rumore. Non mettere la retromarcia, eh? Alberto, non mettere la retromarcia. Stai fermo, io vado tranquillo mica tanto. Faccio sentire il sound e saluto. Vai! Che bello! Mi viene da annusarla, annusa! Una boccata d'aria pura. Annusa, grazie Alberto, metti la retro adesso, a manetta, basta, dentro basta, la Giulia. Basta, spegni. State spegni, lì. Alberto. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Da sempre l'essere umano è affascinato dall'idea di superare i propri limiti e di diventare veloce. Nel corso della storia l'uomo ha studiato e costruito diversi mezzi per realizzare questo desiderio, perché la velocità in alcune persone provoca una profonda e intensa sensazione di piacevolezza ed è riscontrabile in quella tipologia di persone che, se non si sottopone a continue prove, a continue situazioni inebrianti e adrenaliniche, potremmo dire si sente morire. Ad alta velocità tutto diventa più difficile e più bello. E la sensazione di un'impagabile forza e potenza. La combinazione di questi fattori, quale la ricerca dell'adrenalina e il desiderio di esplorare dimensioni straordinarie e di superare i propri limiti, incentivano l'uomo a cercare sempre nuovi metodi per andare sempre più veloce. Quindi parliamo del mondo dei dragster, lo spettacolare circus delle corse uno contro uno, che ha avuto una svolta significativa nella sua storia, negli anni 50, quando le gare erano ritrovi di amatori con pochi sponsor locali e vetture semi-artigianali. Nel marzo del 51 fu fondato la National Hot Rod Association, con lo scopo di mettere ordine nella regolamentazione e nelle misure di sicurezza. Agli inizi la partenza era data da un flagman, ovvero da un uomo bandiera, che faceva parte integrante dello spettacolo. Poi nel 63 fu introdotto il Christmas Tree, ovvero l'albero di Natale, 5 luci, di cui 3 ambrate di preavviso, una verde per lo start e una rossa per le partenze anticipate. Il concetto sostanziale era abbastanza elementare: percorrere una certa distanza nel più breve tempo possibile, partendo da fermo. Il tutto dopo aver scaldato l'enorme pneumatico posteriore con un famosissimo burnout, cioè quella manovra che consiste nel far girare la ruota più velocemente possibile per dar modo al pneumatico stesso di raggiungere la temperatura corretta e di ottenere un maggior attrito sull'asfalto. La distanza classica da coprire con partenza da fermo è il quarto di miglio, ovvero 402,25 metri. All'epoca il grosso e potente motore e il posto di guida erano sistemati in posizione arretrata per assicurare la massima aderenza possibile sulle due ruote motrici, mentre la parte telaistica era ridotta al minimo onde ottenere la massima leggerezza. Le
Le quattro top categorie moderne sono esattamente la Top Fuel, la Funny Car, la Pro Stock e la Pro Stock Motorcycle. Può produrre più di 300 cavalli. Queste moto sono altamente modificate e possono coprire il quarto di miglio in meno di 7 secondi a oltre 195 miglia orarie. Il telaio, in acciaio cromo molibdeno, è molto leggero rispetto all'originale. E il motore, un Harley bicilindrico a V, può essere a 2 o a 4 valvole, ma ci sono anche motori della Victory, della EBR, della Buell e della linea Suzuki Kawasaki a 4 cilindri. La categoria Pro Stock è una classe di drag racing conosciuta come fabbrica hot rods a causa della loro somiglianza con le vetture di serie. La classe può essere chiamata come tutto motore in quanto non possono utilizzare induzioni artificiali come la turbocompressione, la sovralimentazione o il protossido di azoto. Ci sono regole molto severe che disciplinano le modifiche consentite ai motori e ai corpi usati. Ampie modifiche alla testata dei cilindri, al collettore e al telaio e alle sospensioni spingono queste vetture a 6,6 secondi sul quarto di miglia, a oltre 205 miglia orarie. Molto simili ai Top Fuel sono le Funny Car. In pratica queste vetture con un interasse corto, un corpo di fibra di carbonio, che ricorda vagamente la macchina di produzione, possono percorrere il quarto di miglio in 3 secondi e 8 e sono in grado di arrivare a delle velocità superiori alle 330 miglia orarie. Al contrario dei dragster, il motore è posto davanti al guidatore. Qui ci sono tantissimi produttori come la Chevrolet Camaro, la Dodge, la Ford Mustang o la Toyota Camry. La maggior parte di queste squadre utilizzano una versione in alluminio del motore 426 della Chrysler Hemi che produce una stima di circa 7.000 cavalli. Ed arriviamo ai Top Fuel. Un Top Fuel è in grado di accelerare da 0 a 160 km orari in soli 0,7 secondi, in pratica un battito di ciglia, e può superare i 450 km orari nei primi 200 metri di distanza. In pratica, questi mezzi arrivano a chiudere il famoso quarto di miglia in appena 4 secondi e qualche decimo, con una velocità di punta parecchio superiore ai 500 km orari. Ci sono anche altri dati interessanti. Il compressore fornisce una sovrappressione di circa 4 bar e per farlo necessita la potenza di una BMW M3 attorno ai 400 cavalli. In ogni candela del motore scorrono 45 A, che per intenderci è un valore da saldatrice. Lo sapevate che un cilindro degli 8 cilindri di un dragster Top Fuel produce 750 cavalli, eguagliando l'intera produzione di un motore di NASCAR? E che un dragster Top Fuel lascia la linea di partenza con una forza quasi 5 volte quella della gravità, la stessa forza della navetta spaziale quando lascia la rampa di lancio a Cape Canaveral. I Top Fuel e le Funny Cars consumano tra i 4 e i 5 litri di carburante durante una corsa, che è equivalente tra i 16 e i 20 litri per miglio. Ma lo sapevate che i Top Fuel e le Funny Car viaggiano a lunghezza di più di 4 campi di calcio in meno di 5 secondi? E che un dragster Top Fuel accelera più velocemente di un jumbo jet, di un jet da combattimento e di una vettura da corsa di Formula 1? Oltre ad essere la categoria più veloce al mondo, è anche la categoria più costosa al mondo. Lo sapevate che una frizione completa di quelle di serie costa $10.000? Alcune arrivano a 14.000 e dura al massimo 3 spari? E ogni sparo vanno sostituiti i dischi di freno, $140 l'uno, e ce ne sono di solito 5, al massimo 6. Il motore, nel tempo massimo di un'ora, che è l'intervallo tra due gare, va smontato fino all'ultima vite, revisionato e rimontato. Di solito, in 6 minuti dalla fine dello sparo, il motore è già a pezzi. E un'ultima curiosità sono le bielle, che durano mediamente 3 spari, e i pistoni si buttano dopo 5 se tutto va bene, mentre l'albero del motore può durare al massimo 8 spari.